Buonasera, questa è Assemblea On Air. Ecco i nostri titoli. Trasporti, nuovo piano dopo 20 anni. Ecco tutte le opere. 600 interventi al giorno. Commissione Sanità visita la centrale 118 e l'elisoccorso. Il racconto dei feriti della strage di Bologna. Martedì, conferenza stampa con la Presidente Sagliera. Il piano dei trasporti integrato passa la prova dell'aula. Questo è il principale strumento di pianificazione della mobilità della regione e nasce a quasi 20 anni dal precedente, datato 1998. Previsti nel piano l'autostrada regionale Cispadana, i cui cantieri partiranno nel 2020, il passante di mezzo per decongestionare il nodo bolognese e la bretella Campogalliano-Sassuolo. Previsto anche il completamento della pedemontana, la tangenziale nord di Faenza e la riqualificazione della Ravegnana. Per quanto riguarda le ferrovie, sono inserite nel piano l'elettrificazione di gran parte delle reti regionali, compresa la Reggio Guastalla, e l'incremento della capacità della linea Bologna-Castelbolognese, oltre alla completa sostituzione dei convogli. A queste previsioni si aggiungono quelle riguardanti i porti, con la centralità di quello di Ravenna, gli aeroporti, il trasporto pubblico urbano, che vedrà l'introduzione di 600 nuovi autobus, la mobilità sostenibile, con la creazione della rete regionale ciclabile, e la logistica. Dopo la sua pubblicazione, per il PRIT inizia il periodo delle osservazioni, che durerà 60 giorni, al termine dei quali il documento di programmazione tornerà in giunta, per le controdeduzioni e la sua definitiva approvazione. Vivace il dibattito andato in scena nella 2 giorni d'aula, dove il piano è passato grazie ai voti favorevoli del Partito Democratico. Apre la strada al futuro, in particolare con degli obiettivi estremamente significativi che riguardano sia il trasporto dei passeggeri su treno, che aumenterà del 50%, sia quello dell'obiettivo del trasporto su gomma di autobus, che aumenterà del 20%, in più la mobilità ciclabile, il cui obiettivo è del 20%, con l'introduzione e l'innovazione tecnologica dei mezzi a mobilità elettrica, che riguarda sia le auto con un obiettivo del 30% 2025, sia gli autobus, rivoluzionerà completamente l'assetto del trasporto regionale. Opinioni non condivise dall'altro pezzo della maggioranza. Sinistra Italiana e Silvia Prodi del gruppo Misto hanno infatti votato contro nel capitolo riguardanti le grandi opere stradali, mentre sui restanti capitoli si sono astenuti. Ci sono molte strade, molti investimenti sulle infrastrutture stradali e pochi sulle infrastrutture ferroviarie. Si portano avanti opere che per noi non sono strategiche, come la Cispadana, come la bretella Campogalliano. Non si può nel 2019 confermare le strutture del 1998. Solo voti contrari sono stati invece espressi dal Movimento 5 Stelle e da Gianluca Sassi del gruppo Misto. Come le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, questo PRIT è lastricato di asfalto. Noi invece vogliamo e volevamo spingere per una mobilità sostenibile, per aiutare i pendolari che tutti i giorni percorrono le vie della nostra regione e che si trovano di fronte a infrastrutture ferroviarie ancora inadeguate. Due proposte che avevo fatto era quella di accedere alle banche dati sia degli studenti che dei lavoratori per calcolare i percorsi e quindi le necessità casa lavoro, casa studio. Questo è stato ignorato, non è stato fatto con delle motivazioni un po' risibili. Mentre le destre, da Forza Italia, Fratelli d'Italia, passando per la Lega, hanno deciso di astenersi. Questo perché? Perché le infrastrutture sono comunque da sollecitare dal punto di vista degli snodi centrali della regione Emilia-Romagna, come ad esempio lo snodo di Bologna. Noi siamo per il passante sud rispetto al passante di mezzo che è ristrutturato all'interno del PRIT. Sul punto di vista dei trasporti siamo più per dare maggiore concentrazione a quello che è il trasporto gomma rispetto al ferro. Oggi le imprese ci chiedono più velocità, più infrastrutture, questo è un tema fondamentale. L'astensione vuol dire che non crediamo a questo libro dei sogni, ma speriamo che vengano realizzate le tante promesse che dal 98 cominciano ad essere realizzate. Se noi mettiamo solo delle grandi opere, ma non mettiamo le risorse, è chiaro che nel 2025 chi ci sarà parlerà ancora di queste grandi opere. Allora facciamo poche cose, ma quelle poche cose le finanziamo e le facciamo partire. Più di 600.000 chiamate ricevute e una media di 820 richieste di intervento al giorno. Sono questi i numeri della centrale operativa del 118 Emilia Est e della base di elisoccorso dell'ospedale maggiore di Bologna, visitata dai consiglieri regionali della Commissione Politiche per la Salute. L'elisoccorso è attivo anche la notte ed è in grado di viaggiare anche a 250 km orari.
facciamo circa 620-630 interventi al giorno, trasportiamo questi pazienti nei pronto soccorso di tutta l'area. In particolare l'elicottero notturno ha lo scopo di trasportare il più rapidamente possibile i pazienti critici verso gli ospedali di riferimento per quella patologia. La visita al maggiore è servita a toccare con mano come è organizzato un servizio che gestisce migliaia di richieste al giorno, come sottolinea il presidente della commissione Paolo Zoffoli. Abbiamo visto concretamente come funziona e proprio perché abbiamo visto abbiamo capito perché su questo particolare servizio molto importante che ha dei numeri incredibili non c'è mai una contestazione, mai un problema, perché sono veramente bravi. Un servizio su cui è importante investire, secondo Stefano Cagliandro del Partito Democratico. Ci è stato utile per capire quanto sia importante aver investito milioni e milioni di euro per aiutare il pronto soccorso, per aiutare le strutture che devono lavorare. Si tratta di un grande segnale di civiltà il fatto di aver avuto questa struttura ed è importante per la nostra regione continuare ad investire in questa direzione. D'accordo anche Igor Taruffi di Sinistra Italiana. Credo che sia opportuno e necessario continuare a investire in modo sempre significativo su questa che è un'eccellenza che qualifica il sistema sanitario della regione Emilia-Romagna in tutta Italia. Secondo Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle servirebbe più attenzione sulla figura dell'autista soccorritore. Siamo impegnati con un progetto di legge regionale anche a valorizzare la figura dell'autista soccorritore e c'è un percorso anche a livello nazionale proprio perché è una figura che ormai oggi è diventata centrale. Apprezzamenti sul servizio anche da Fabio Callori di Fratelli d'Italia, che descrive quella del maggiore come una struttura dotata di grande competenza e umanità. Il 118, che è nato a Bologna e si è poi ramificato in tutta la regione Emilia-Romagna, ha permesso di toccare con mano, di farci vedere dal vivo il grande lavoro che fa, soprattutto a salvaguardia dei cittadini. In occasione del 39° anniversario della strage di Bologna, l'Assemblea Legislativa dedicherà uno spettacolo teatrale ai racconti dei feriti. Il monologo di Matteo Belli andrà in scena giovedì 1 agosto in piazza Renzo in Beni e sarà l'ultimo capitolo di un percorso partito nel 2017 con Cantiere 2 agosto. Il programma verrà presentato martedì 23 luglio alle 13 in Assemblea Legislativa con la Presidente Saliera.